Ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel mio garage. Stavo dando un'occhiata al libro Making, i 9 pilastri del fai da te moderno, perché si allaccia proprio all'argomento del video di oggi, e cioè il legno massello. E io lo so che questo argomento vi piace da morire. Io lo so che di nascosto vi nutrite di trucioli di segatura. Ed è per questo che il capitolo della falegnameria è quello più ricco all'interno di questo libro, che vi ricordo essere in prevendita ad un prezzo speciale. Trovate il link sotto in descrizione. Faremo il primo lancio con la stampa in massa delle prime copie e poi verrà stampato quando lo richiedete, ovviamente ad un prezzo maggiorato. Ma visto che siete curiosi, vi faccio vedere anche un po' in anteprima quello che c'è all'interno del libro. Intanto c'è un comodissimo sommario con i 9 pilastri del fai da te moderno, quelli che secondo me, Giuseppe, sono i 9 pilastri, le materie fondamentali. Quindi si parte dalla progettazione, abbiamo anche ovviamente due testimonial d'eccezione, il mitico Giacomo Whatever e il mitico Jimmy Di Resta. Giacomo. Partiamo quindi dalla progettazione, in cui troviamo un breve tutorial ma molto molto dettagliato su Fusion 360 e su SketchUp, il perché è meglio utilizzare uno, il perché è meglio utilizzare l'altro, con delle istruzioni anche su come realizzare un primo progetto. Poi si passa al mega capitolo sulla falegnameria, e qua ce n'è di tutti i colori. Si parte a parlare del legno, parlando poi di come lavorare il legno massello, passando poi alla lavorazione manuale o con le macchine del legno artificiale, tipo gli stellare, il multistrato, eccetera, eccetera. Ovviamente si parla anche di colle, attrezzature, chi più ne ha più ne metta. Per poi passare alla saldatura. Wow ragazzi, qua ci sono anche le illustrazioni, ci sono le immagini che vi spiegano come saldare ad elettrodo, come saldare a filo, o comunque le istruzioni principali, quelle utili da tirare fuori dal laboratorio, dare una letta e parto a saldare. Ecco, successivamente abbiamo fatto il capitolo sulle resine. Io ho una bottiglia di resina laggiù, mi sa che ormai è andata perché l'ho acquistata circa 2 anni fa, e quindi quel giorno che dovrò fare i test dovrò comprarne un'altra. Ad ogni modo, abbiamo trattato anche questa approfonditamente qui su questo libro, per poi passare all'artigianato digitale. E quindi qui sono partito dalla stampa 3D, spiegandone le varie tipologie, le varie macchine, i vari difetti, i vari materiali con cui si stampa, come settare al meglio l'azzeramento, quindi l'altezza del livellamento del piatto, eccetera eccetera, per poi passare al CNC, e quindi indicazioni base per essere consapevoli di cos'è questa tecnologia, quali sono i rischi di questa tecnologia, le tipologie del CNC, per poi passare alle frese, le tipologie di frese, e all'inizio di una spiegazione teorica della parte CAM di Fusion 360. Quindi, se siete interessati alla parte CAM di Fusion 360, qua c'è un'anteprima di quello che troverete poi dettagliato nel corso CNC. Successivamente abbiamo buttato dentro anche una spruzzatina di Arduino e una spruzzatina di cemento. Quindi abbiamo amalgamato il tutto per poi creare un piccolo approfondimento sul come creare un business da queste conoscenze, da questa nostra passione. Ragazzi, un libro così non lo trovate. Bene, come promesso, quindi con il video di oggi comincio un progetto totalmente in legno massello. Legno massello che mi metterà di fronte a diversi ostacoli, perché come vedrete poi nei vari passaggi di come mi approccio alla realizzazione di questo manufatto, e quindi vi spiegherò i vari passaggi per realizzare un manufatto con il legno massello, vi accorgerete anche che realizzerò questo manufatto con attrezzature da hobbista, e quindi questa è la prima puntata di un video che può intitolarsi "Come lavorare il legno massello con attrezzature da hobbista". E andiamo a prendere il materiale che io ho messo in una specie di magazzino, questo qui, dove ho riposto tutto il materiale, il legno massello, che ho tagliato anche nel precedente video, quello vecchio in cui taglio le tavole. Ebbene, qui ho del frassino che ho già accorciato, se vedete, perché
non ci stava nella casetta qui e comunque dopo vi spiegherò come ho accorciato, mentre lì dietro ho del tulipie e del noce canaletto che non ho accorciato, mentre qua ho le tavole che avevo tagliato in quel famoso video in cui taglio i tronchi. Bene, io devo recuperare queste tavole qui in frassino e poi vedere se mi bastano. Mannaggia, mica facile portare un tronco, due telecamere e lavorare pure controvento. Vabbè, oh mannaggia. Eccola qui. Prima tavola recuperata. Recupero anche la seconda perché mi servirà anche quella per farvi capire alcune cose. Aspettatemi qui, torno subito. Nel frattempo, se volete, trovate il link per iscrivervi, attivare la campanellina. Guardatevi un po' la descrizione, arrivo subito. Ciao Maker, mi chiamo Sergio e sono metalmeccanico. Perché imparo dai video di Matley, ma adoro la sua camicia. Saluti Patreon e buona visione a tutti! Eccoci qua, seconda tavola di frassino già tagliato ad una misura quasi precisa che adesso vi spiego come ho ottenuto. Nel mentre mi siedo così mi ripiglio un attimo. Allora, come vi ho detto, questa tavola di frassino era una tavola unica, una tavola lunga, che ho deciso di dividere in due parti, tre in totale, per metterla meglio nel laboratorio, ma soprattutto anche per iniziare già a lavorarla. Come si lavora una tavola di legno massello per ottenere poi un manufatto? Bene, bisogna partire da un progetto. In questo caso ho un mio progetto realizzato questa volta con Fusion 360, non per particolari motivi, se non perché all'interno ci sarà un componente che voglio realizzare con la CNC. Avrei potuto progettare tutto il manufatto con SketchUp e poi ridisegnare quell'unico componente con Fusion per poi inserirci tutte le varie lavorazioni con il CAM di Fusion. Ho detto, già che ci sono, facciamolo tutto. Questo mi complica un po' la vita perché impaginare un progetto con SketchUp mi è molto più veloce rispetto ad impaginare un progetto con Fusion 360. Però, vabbè. Una volta creato il progetto, quindi devo crearmi una distinta dei pezzi, quindi una lista dei componenti che formano questo progetto. Una lista dei componenti con tutte le misure, lunghezza, altezza, spessore. Perché? Mi servirà appunto per decidere a che altezza tagliare queste tavole. Soprattutto perché devo partire dalla misura più lunga che ho in questa lista. Perché se iniziassi a tagliare tutte fasce corte, perché vedo che ci sono tanti pezzi corti, e poi non ho più il materiale per fare la fascia lunga, avete fatto la frittata. Bene. Quindi, una volta che ho la lista dei componenti, posso decidere, bene, a questa altezza taglio una fascia perché mi servirà per questi componenti, a quest'altra altezza taglio un'altra fascia e ovviamente poi devo anche calcolare lo scarto. E voi mi direte, in che senso lo scarto? Mo te lo spiego. Come ben vedete, questa tavola è una tavola grezza e si capisce dai due lati che sono praticamente leggermente scortecciati e la testa che è di qua, testa che ovviamente grezza e presenta anche delle spaccature. Dobbiamo quindi fare un'attenta analisi della tavola prima di iniziare a tagliarla, scoprire quali sono le parti che dovremmo rimuovere, queste laterali, se ci sono delle spaccature vanno rimosse, quindi la misura che andrò a tagliare sarà una misura maggiorata per rimuovere queste spaccature, perché qual è il rischio di creare un manufatto con delle spaccature che lavorano anche durante il tempo. Completo il mio progetto e dopo 6 mesi diviso in due, avrei ottenuto due progetti così. Nah. A tal proposito, sul corso Falegnameria Semplice, Giacomo Malaspina ha realizzato una lezione molto molto approfondita sul tema dell'analisi della tavola prima dell'acquisto, perché quando si va ad acquistare il legno è lì che bisogna fare l'analisi e quindi scegliere il legno perfetto, il legno con meno difetti
e legno necessario per ottenere un risultato, cioè un manufatto, perché il rischio qual è? Quello di acquistare una tavola e poi non ti basta quel legno lì, quindi dovresti ritornare ad acquistarlo, magari trovando poi del legno di un'altra bull, quindi di un altro tronco, con una tinta leggermente diversa. Meglio di no. Si parte quindi da una prima analisi. Analisi in cui si cerca di capire dove vanno posizionati alcuni componenti per riuscire ad ottenere tutti i pezzi per realizzare il manufatto. Una volta fatta l'analisi si passa al primo taglio, quello che io ho già realizzato, il taglio traverso vena. E per ottenere questa lavorazione si possono utilizzare diverse tecniche e macchine, perché alla fine non è un taglio di finitura, ma è un taglio grossolano che si fa anche ad una misura grossolana e maggiorata per iniziare a poter lavorare al meglio e più facilmente le tavole. La soluzione migliore è quella di dotarsi di una sega circolare a filo, perché una sega circolare a batteria non ci permette di ottenere grandi prestazioni, e ragazzi, quando si lavora il legno massello servono prestazioni. Avete una sega circolare a filo, va benissimo. Avete un banco sega, se vi fate aiutare da qualcuno per ottenere un taglio dritto, perché il rischio è che su una tavola di 5 metri voi facciate così durante il taglio, e quello è pericoloso. Quindi la sega circolare è sicuramente la soluzione più facile. E troncate quindi il pezzo. Io questa troncatura l'ho fatta con una troncatrice radiale, quella che ha anche il binario che porta avanti la lama per altri 15 cm. Non serve che ci sia un taglio perfetto, perché come vi ho detto è un taglio maggiorato che mi serve per lavorare al meglio questa tavola. Ora da qui otterrò dei pezzi che sono più facili da gestire rispetto a una tavola da 5 metri, e quindi da lì si fa il primo taglio traverso vena. Cosa bisogna sapere però prima di effettuare quel taglio? Devo sapere che devo utilizzare lama adatta, perché una lama per legno massello è ben diversa da una lama per truciolare. Vi faccio un esempio. La lama che ho installato nel mio banco sega è adatta appunto al taglio del legno massello, perché presenta pochi denti che lasciano più spazio tra uno e l'altro per il trucciolo, per quindi scaricare il trucciolo durante il taglio. La lama che invece mi è messa in dotazione da parte dei Makita con il banco sega era questa qui, ed aveva un numero maggiore di denti, come vedete, rispetto a questa. Questo mi permetteva sì di tagliare lungo vena o traverso vena, ma con una difficoltà maggiore, perché già qua non stiamo parlando di lama non adatta a questo scopo, però mi dava una fatica in più rispetto a questa. La differenza invece la notate con questa lama, adatta esclusivamente al taglio del truciolare, soprattutto quello nobilitato. Una lama che ha ben 80 denti rispetto a questa che ne ha 24, quindi un bel numero di denti in meno. Questa mi fa ottenere un ottimo risultato di finitura sul truciolare nobilitato, questa mi permette di tagliare il legno massello. Ovviamente quando si taglia il legno massello un'altra regola fondamentale è il coltello separatore. Coltello separatore che deve avere uno spessore intermedio tra lo spessore del dente della lama e lo spessore del corpo della lama. Questa qui ha un dente da 2.8, mentre il corpo penso sia un 2 mm, 2.2, non ricordo. Il coltello separatore l'ho fatto dello spessore intermedio tra queste due misure. Ovviamente il coltello separatore deve essere presente anche nella sega circolare, quindi nel mio caso non ho questo coltello separatore, non sarebbe indicato tagliare il legno massello con questa sega circolare, senza contare il fatto che non ci riuscirebbe comunque. Bene, detto questo, passiamo alla pratica. Comincio quindi dal spostare questa sega, tagliare lo scarto, quindi rifilare la tavola. E voi mi direte: ok, Matley, utilizza il banco sega visto che la sega circolare non ti permette di fare questa lavorazione. Ma c'è un ma, ve lo faccio vedere subito. Questa tavola, essendo grezza, da una parte è concava, dall'altra è convessa, e quindi
non mi permette di effettuare un taglio che sia sicuro, perché intanto se io mi posiziono così, qui ho una parte di materiale che mi farà fare durante il taglio questo movimento. Ve lo simulo, accendo la lama, inizio stando in appoggio qui, il pezzo inizia ad entrare nella lama fino a quando poi trovo questa parte qui e tac, fa lo spostamento, quello che avete visto qua praticamente. Si sposta in questo modo. Se ho la lama qui in mezzo durante questa lavorazione, adios. Si capisce meglio ancora da questa parte. Se io inizio così e poi pretendo di appoggiare la lama qui, vabbè, era per accentuare, diciamo. Quindi qual è la soluzione? Com'è che posso rifilare questo manufatto dovendo seguire una linea dritta? Beh, intanto partiamo dal presupposto che se tengo così la tavola ho due punti d'appoggio e quindi non dondola più. E quindi un problema risolto. Faccio il primo taglio da questa parte e qualcuno potrebbe dirmi: aspetta Matley, così quando fai il taglio si chiude la tavola sulla lama. Corretto, corretto. Se faccio il taglio al centro della tavola, non se lo faccio sul bordo. Quindi ho pensato, com'è che faceva mio padre a tagliare le tavole quando facevamo quei lavori in legno massello? Col vecchio metodo di un falegname che lo fa da anni. Quindi tracciava una linea e a mano libera la seguiva. Io questa operazione non mi sento in grado di farla, perché sebbene io abbia lavorato 15 anni nella falegnameria di mio padre, sono quasi 20, non mi sento sicuro di farlo qui a casa, in questo garage. Ho un'altra soluzione e mo ve la faccio vedere. Avendo già fatto un'analisi della tavola, mi sono accorto che questa è più dritta rispetto a questa. Per questo motivo utilizzerò questo lato come primo lato di taglio, di guida, e per farmi aiutare avviterò un listello sul fianco. Ovviamente il listello che avvito rimarrà avvitato sulla parte più alta del fianco. Questa qui, per intenderci, perché qui è la parte di materiale che, in cui la vite può entrare, ma sarà comunque lontana dal taglio. Così ve lo spiego meglio. Taglio la lama, vite, tutto chiaro? Quindi vediamo che listello ho a disposizione. Questo è un listello in abete che, se fosse avvitato in questo modo, andrebbe bene, perché so che mi rimarrebbe dritto. In questo modo potrebbe flettersi per seguire la curvatura del legno, quindi non è il top. Questo è già più spesso, quindi già potrebbe andare meglio, però non so se va bene in lunghezza. Sì, in lunghezza andrebbe bene, in lunghezza andrebbe bene. Sì, dai, mi accontento di questo. Facciamo il test con quest'asse qui. Faccio anche spazio perché questa qui me la devo far dopo. E lavoriamo quindi sul banco da lavoro. Benissimo, eccola qui. Anzi, capovolgiamo subito come se fossimo al banco sega. Eccola qui, perfetta, bellissima. Prima cosa che faccio è realizzare un preforo sul listello, in modo che semplifico la strada alla vite. Ciao Maker, mi chiamo Marcello Fabbri di Audiolabor e costruisco speaker e casse acustiche. Ho deciso di diventare Patreon perché innanzitutto mi piacciono i video di Madri. Anche se sono falegname, comunque ho imparato molto da lui, e soprattutto mi piace come crede che si possa sviluppare il lavoro anche per noi maker. Ciao a tutti maker e niente, vi aspetto tutti nella pagina Patreon. Ora la vite, penso che questa da 35 possa bastare, e quindi ovviamente le viti devono entrare nel listello, perché se mi rimane uno scalino poi me lo ritrovo quando vado a tagliare in battuta.
Perfetto. Faccio un test con una nasse di metallo. Perfetto. Abbiamo la nostra guida bella dritta. A questo punto posso posizionare la guida parallela, ma non la posiziono per rimuovere solamente lo sfrido da questa parte, ma bensì la posiziono da questa parte per rimuovere lo sfrido opposto. Eccomi qua. Quindi, analizzando la tavola, potrei posizionarla all'incirca qui, non basterebbe, quindi sposto subito e rimuovo qui. La stecca è più lunga in modo che io possa rimanere dritto anche durante l'uscita, e il materiale che otterrò da questa lavorazione, quindi lo scarto, finirà tutto dentro il mio forno a legna. Benissimo, se avete visto il video della settimana scorsa, ho realizzato il coltello separatore che mi permette di fare tagli a canale con il banco sega, e quindi posso rimuovere un po' di materiale alla volta fino ad ottenere il taglio completo, perché su un banchetto sega come questo, come quelli da hobbista che si vendono ovunque, portare una lama fuori di tutto lo spessore su una tavola da 40 mm non è il massimo, né per la sicurezza né per il motore, e quindi lo tagliamo un poco per volta. Intanto abbiamo una guida bella dritta, e quindi al lavoro. Taglio eseguito in totale sicurezza con attrezzatura da hobbista, ecco, bello dritto. Tra l'altro vi faccio notare che, avendo lavorato così, io ho mantenuto i due punti d'appoggio, quindi non sono andato a dividere la tavola a metà che poi la lama avrebbe fatto così, no, ho mantenuto i due punti d'appoggio, ho rifilato la tavola, ora posso rimuovere le due viti da questa parte, rifilare quest'altra, oppure se devo ottenere una tavola ben più bassa, tenere ben in appoggio, pressato verso il basso, questa metà della tavola e dividere la tavola in due, senza correre il rischio che questa parte vada a stringere, ma bensì questa volta andrà ad aprire, quindi a cadere dall'altra parte. Bene ragazzi, direi che con questa puntata mi posso fermare qua. Abbiamo visto a grandi linee come fare un'analisi della tavola prima di iniziare a tagliarla, e ovviamente anche quando la si va ad acquistare va fatta un'analisi anche lì. Abbiamo visto come dobbiamo scegliere la lama adatta per il taglio del legno massello. Abbiamo visto come rifilare una tavola in tutta sicurezza con attrezzature da hobbista. Adesso non mi resta altro che andare avanti a tagliare tutti i componenti da quella tavola lì e da quella lì, perché come avete visto il progetto ormai ve l'ho spoilerato, Giacomo non ci sta più sul lettino con Sleep, e quindi devo fargli il suo lettino definitivo, che in realtà poi non sarà mai definitivo visto che crescerà ancora, ma spero che il prossimo lettino sia tra qualche anno. Bene, io vi invito ad acquistare il libro Making, se non l'avete ancora fatto trovate il link sotto in descrizione. In alternativa, se avete ancora un po' di tempo, guardatevi questo video se ve lo siete persi, oppure questo se è la prima volta che arrivate in questo canale YouTube, il primo canale YouTube italiano sull'artigianato digitale, e quindi iscrivetevi al canale. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video, e a sabato prossimo, perché ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao makers!